Verso la luce! Non guardare indietro! Frankie, non guardare indietro! Che bastardo, questo non me l'aspettavo. Allora, iniziamo già male. Vorrei iniziare una intro contento in questo gioco, però non ci riesco. Ehi gente, questo è Vildo, benvenuto con una puntata su Madison, un gioco che teoricamente è l'erede di Visage. Cioè, guardatelo come il fratello più piccolo di Visage, ma con più controcoglioni, perché fa molta più paura. Sul serio, Visage mi ha abbastanza segnato psicologicamente, ma questo gioco non è da meno, anzi, è da più. Allora, mi ricordo di aver completato il puzzle dei quadri, quindi adesso dovrei entrare qui. Oh, ci passo. Accendino? Sì, è un accendino, uno di quelli vecchi del dopoguerra. Si capisce dalla rotella che rappresenta l'intensità della fiamma. Sì, domani forse. Domani utilizzerò l'accendino. Quanti dolci scommettete che arriverò in un posto molto buio? Dove mi servirà l'accendino? Quanto odio per ragione! Che cazzo me lo fa fare? Mi sembra di scendere, però non sto scendendo, incredibile. Ci sono impronte di mani sui muri. Ma poi, no, si spegne da solo. No. Si spegne da sola la fiamma. Questo non va bene. Questo non va già bene, ragazzi. Cioè, le impronte di mani ti danno fastidio a te. Non il fatto che sembra infinito questo corridoio senza una fine. Cioè, infinito senza una fine. Ho ripetuto la stessa cosa due volte. Sono un mongolo. Ok, ora le mani sono finite. Dietro di me non c'è nessuno? Evidentemente no. Mi aspettavo un jumpscare. Dietro di me invece... Ora... Prima o poi la riaccendo e mi spavento, tipo adesso. No, strano. Molto strano. Dovrei andare a sinistra? Ma sì. Tanto ormai, a sto punto, che cosa mi cambia? A questo punto che cazzo mi... Ora mi spavento. Adesso. No. Ma lo farà quando meno me l'aspetto, lo so. Ma lo sento, cioè, è palese. È troppo da jumpscare questa roba. I brividi... Ho paura. Ora sì, ora. 3, 2, 1, bu! No? C'è qual quadra che mi puzza? C'è un quadro che mi puzza. Ora. Bu! No? Nah, non mi fregherai. So che mi puoi spaventare in questo modo. È troppo ovvio. Ok, dite che dovrei andare a sinistra. Andiamo dritto stavolta, dai. Porca pupazza. Ok, c'è un pallet che blocca la strada. Porca troia. Ora. No. Oh, che ansia sto gioco. Porca miseria. Andiamo a sinistra, dai. Stavolta andiamo a sinistra. Ma dove cavolo sto andando io? Cioè, vorrei sapere se c'è... Non so... Mi sembra di girare in tondo, perché vedete, non sembra di andare dritti, ma in realtà sto girando a destra adesso. È come se scendessi una specie di scala a chiocciola. Perché sto girando a destra. È molto subdolo come coso, ma è vero. Dovrei girare a destra? No. Secondo me dovrei andare dritto. Molto subdolo, però ho girato a destra, andando di là. Ora anche. Vedete, se io continuo ad andare dritto, tocco il muro di sinistra. Questo è perché alla fine... O forse sono io... No, vedete, che sta girando da solo. Anche se io giro... Guardate, guardo tutto a destra. Io inevitabilmente andrò a schiantarmi contro il muro di sinistra. Ok, spavento, adesso. Spavento. No? Destra o sinistra? Nei giochi horror, sempre a sinistra, ve l'ho insegnato. Ve l'ho insegnato io, dopo tutto! Quante cose insegno io. Del tipo a non giocare a questi giochi. Lo faccio io per voi. Ora mi spavento. 3, 2, 1. Buh! È calato il silenzio. Sta per esserci un jumpscare. Io ho paura di respirare. Ho paura di respirare in questi giochi perché ho questo terrore, ho questa ansia che quando respirerò, quando inalerò, mi spaventerò. Del tipo mi rimarranno bloccati i polmoni e rimarrò soffocato. Questo era bello. Allora, secondo me la devo seguire.
Cioè, è palese, è un test di coraggio. Io la devo seguire, sta suina. La devo seguire per forza. Però dove è andata la vecchia? Quella è... Ora. 3, 2, 1, bu! No. Strano. Vecchia suina! Dove sei andata? Mi sbagliavo. Non la devo seguire, evidentemente. Secondo me sì, la devo seguire. Questo gioco... Oh, cazzo. Questo gioco ti testa sotto questo aspetto e ti fa fare delle cose piuttosto sconcertanti. E ti puoi seguire una vecchia nuda. Dai, è bloccato. Vaffanpupo. Del tipo inseguire una vecchia nuda in un corridoio senza fine. Sì, ho visto di... Ah, stronza. Due volte me l'hai fatta. Sì, io devo andare lì dove c'era quella... Ma no, no, stavolta non è nuda. Stavolta c'è il pannolone dietro. Vecchia stronza, vieni qua. Verso la luce. Non guardare indietro. Franky, non guardare indietro. Che bastardo, questo non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo. Ah! Devi uscire. Non dovevi entrare. Punto 1. Non dovevi. No, non riesco neanche più a parlare. Non dovevi entrare prima di tutto. Ok, salvataggio automatico. Io direi di terminare l'episodio qui. Ogni volta che apro sto gioco, veramente. Oh, stavolta non me lo spegni l'accendino, bastardo. Ora ti rimane incastrato, figlio di un'androcchia. Porca miseria, quello era un bel spavento. Ui, fottuta foglia! Ma ti sembra il caso? Da dove cazzo cadi? Io non vedo alberi sopra di me. Comunque, è palesemente un cimitero questo. Da cosa si capisce? Dal dong dong, dai muri. E sono tipici di un cimitero. Posso accendere queste candele con la mia accendina? Stupide foglie! Oh, la seconda volta che mi spaventano. Come hai fatto a finire qui? Questa è una bella domanda. Non lo so, sei tu il Alexis di Stefano. Odi i cimiteri? E chi lo dici? Shaolin Showdown. Un bellissimo film. Hugh Jackman. Deve essere la controfigura di Hugh Jackman. Lilith Fay. Sembra un nome importante. Dov'è che l'ho già sentito? Secondo me l'ho sentito. Sono convinto di averlo già sentito. Lily. Questo senza nome. Minchia, uno senza nome. Lo chiameremo. Dio mio, sto ding dong dong. E poi segue lo schema della Trinità. Lo sentite, no? Sembra abbandonato. Non parlerei troppo presto fossi in te. Poi dipende, da persone sì, da entità sovrannaturali, demoni, Oh! Cattedrale di San Jupiter. Jupiter, come lo traduciamo? Jupiter, Jupiter. Oh, non volevo scendere! Coso? Ho premuto per sbaglio, volevo accendere l'accendino. Ma devo scendere per forza. Jupiter, come lo traduciamo Jupiter, gente? Jupiter, Giove? Jupiter mi pare sia Giove. Jupiter, sì, Saturno, Saturno e Jupiter mi pare sia Giove. Di San Giove? San Giovino? Ah, sono caduto. Vabbè, niente di nuovo, insomma. Sono tre caviglie slogate. Collo semispezzato. La mia cacchio di sciatica non si farà più sentire, diciamo. Sarà l'ultimo dei miei problemi. Cazzo, sono finito. Endo cazzo, sono finito. Come sono finito qui? Questa è una bella domanda. Oh, giornalino. Cattedrale di San Jupiter chiude le sue porte. Ah, la chiesa degli orrori. Ah, aspetta, posso leggere. La chiesa degli orrori sta finalmente chiudendo i battenti. Dopo lunghi anni di incuria e la mancanza di persone responsabili dell'istituzione, il governo ha deciso che è il momento di porre fine ai suoi servizi. Secondo i rapporti dei residenti della zona, la cattedrale di San Jupiter è in un completo stato di abbandono. L'annuncio del governo non è altro che una mossa politica in vista delle elezioni del prossimo mese. È importante ricordare la sua tristemente lista di lunga lista di incidenti, tra i quali evidenziamo 1947-1949, la morte di 13 operai durante la costruzione della cattedrale tra gli anni 47-49. 51, la confessione di Nancy Goring nel 51, che fu contrassegnata alla polizia dallo stesso prete Louis III. Questo non va bene, signor padre, cioè signor prete, cioè pensavo ci fosse la segretezza nonostante davanti ai peccati.
Cioè, tu mi puoi intimare a condannare, a confessare i miei crimini, ma tu non puoi andare a fare la spia. Non va bene, non va bene. L'87, la veglia pubblica di massa del serial killer Madison Hale. Nell'87, questa è la stronza con cui abbiamo a che fare noi. 92, la sparatoria nell'anno 92 in cui morirono tragicamente 10 bambini e 5 adulti. 95, il suicidio di padre George nel 95. La cattedrale di San Giupiter chiude nel 2015 finalmente. Porca mannaggia, cosa sono sti rumori? Cioè, peggio della casa. Come cazzo sono finito dalla casa alla cattedrale? Ma poi cosa c'entra questo bambino con la cattedrale? Questo mi chiedo io. Cosa c'entra questo bambino con la cattedrale? Lui teoricamente è innocente. Ha tanta birra ovunque. Cioè, lui non dovrebbe averci nulla a che fare con questa cattedrale. Io capisco che abbia a che fare con la stronza della videocamera, ma che cosa c'entra lui con la cattedrale? 2022. Oh, è questo l'anno. È il nostro anno. Biblical Art Mazes. Visita i nostri labirinti sull'arte biblica. Eh sì, labirinti d'arte biblica. I nostri labirinti vengono aggiornati ogni anno. Cattedrale San Giupiter. Oh. Dritto, sinistra, dritto, destra. Ok. Dov'è il mio accendino? Il mio accendino? Dritto, sinistra. Oh cazzo. Ma dai. Ma che cavolo. Che posto è questo? Devo fare una foto, mi sa. Ah! Odio fare le foto. Madonna mia, quante grida. Quanta sofferenza. 1987. Il mondo ha assunto un colore, una colorazione molto verde. Non vuoi dirmi che è un viaggio nel tempo? Aspetta. Oh, è un viaggio nel tempo. Questo spiega molte cose. Ok, quindi io devo fare un... Oh, ma non c'è più il 2022. Il 2022 è un tarocco. Vedete che è sparito? Ok, torniamo nell'87. Evidentemente, essendoci solo questo, è il nostro primo passo. Madonna mia, quanta sofferenza. Quante grida di dolore. Cazzo, dove sono? Non ci vedo niente. Oddio mio, vi garantisco che non ci vedo niente. Faccio una foto, ma non vi spaventate, ok? Dici, nel senso, non vi spaventate se compare qualcosa. Io sono il primo a cagarmi in mano, quindi. Oh! Di nuovo la cassaforte rosso! Ah, il deposito, ok. Conserva, sapete cosa? Conserviamo questa pala che secondo me non mi servirà più. Scatola dalla luna, sì, la possiamo conservare. Non credo che mi servirà. Il quaderno secondo me mi sarà utile perché mi dà degli ultimi degli ottimi indizi. E tutto il martello probabilmente mi servirà da qualche parte, se no si sarebbe rotto. Allora, di nuovo. Ah, stavolta non è così consumato. È il pamphlet di prima, non posso aprire, scusami. Qui che cosa c'è? Aspetta, prima di tutto c'è qualcosa qui. C'è una tomba, cioè adesso me ne sono accorto, c'è una tomba che sta levitando. Qui c'è la campana, pietra del fondazione, blue maze, yellow maze, green maze, red maze. Significa ovviamente i colori li sapete e quello vuol dire labirinto. La domanda è quale dei labirinti devo affrontare. Prima di tutto vediamo se al campanile c'è qualcosa, visto che è il più vicino. Qui che cosa c'è? Il colore della morte, il colore del vino, il colore del sangue di Gesù. Oddio mio, sembra più una chiesa per dei cultisti molto psico. Il colore della vita, il colore della pace, il colore dei nostri piccoli angeli. Secondo me sono degli indizi per qualcosa. Cosa? Non saprei dirvi. Questo che cos'è? Afferra? Una campana. Lì una campana, una candela rossa. Il colore del... questo penso che rappresenti il colore del nostro signore. Lì. Quello che diceva lui. Cos'è sta roba? Perché c'è un occhio qui? Oh! Yellow Maze. Allora, l'idea che ho probabilmente è sbagliata, ma avendo la candela rossa, secondo me devo metterla di fronte al come ha detto qua, il colore della morte, il colore del sangue di Gesù.
Ok, quindi dovrei andare nel labirinto rosso. Rileggi, va? Faccio una foto. Oh! Scusa. Cosa mi compare? Sì. Ok, mi dice dove. Labirinto rosso. Devo mettere la candela rossa, secondo me. Oh, basta agitare. Ho sempre paura che mi compaia qualcosa qui. Qui. Ok, verde è per il colore della pace. Gli altri due, scusami. Mi serve la candela rossa. Devo andare nel labirinto rosso che si trova in fondo a destra. Cos'è quel... No, das ist not gut. Das ist not gut. È la tomba di quella stronza. Oh! C'è qualcosa di empio là dentro. C'è qualcosa di molto empio. Molto malvagio. Ah. Allora, dicevamo, il rosso. Però vedo che ci sono delle mappe in giro che mi indicano i vari... Ok, questo è il blu. Che vai a capire. Che è la soluzione del labirinto blu. Questo è... Che colore è? Niente. Niente, niente. Niente. Ok, quindi questa è la sua tomba. L'età di 43 anni. Godo che ti abbia sparato quel poliziotto. Spero che tu abbia sofferto. Anzi, so che tu hai sofferto, l'ho letto sul giornale. E godo per quel che ti è successo. Schifoso animale. Poi mi sa che devo fare una foto e mi spaventerò. Molto strano. Molto strano che non, tu non abbia colto l'opportunità di spaventarmi. È chiuso. Ok, devo andare qua che è rosso. Però vai a scoprire la soluzione di questo indovinello. Cioè, di questo labirinto. Vabbè, seguiamo la strada, no? Semplicemente. Oh, porca mannaggia. Giusto. No, non è giusto. Qua? Perché so che sono delle stanze quadrate, quello sembra più un incrocio, quindi qua è giusto, sì, dovrebbe essere qua. Però non vedo nessun Gesù. Vedo nessun Gesù, se metto la candela. No. No, secondo me è sbagliato. Però sono i piccoli angeli. Mi sa che qua devo mettere il colore della pace, quindi il colore bianco probabilmente. Ok, ci sono, mi ricordo. Però non mi ricordo che strada ho fatto. No, ho girato di qua. E poi qua a sinistra. E poi di nuovo a destra. Che memoria. E allora il nostro Gesù dove sta? In quale dei labirinti sta, scusami. Come faccio a saperlo? Cioè, avevo visto il colore rosso. Immaginavo fosse il colore rosso. A meno che non sia in un altro... No, a meno che non sia in un'altra era. Devo provare ad andare nell'altro tempo. No, 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 secondo me sì. Secondo me nell'altro tempo. Aspettate, provo ad andare nel 51. Era 51, vero? La fondazione. Sì, fondazione del 51. Oh! Un'altra candela, ok, al volo. Dammela qui. Candela blu. Candela blu, qui c'è qualcosa. Se il labirinto giallo, ci arrivo da solo, non sono mica scemo. Vado, apri la porta. Ok. Vabbè, però ricordiamocela. Andiamo in fondo di due, uno a sinistra e poi in fondo di due di nuovo. Ok. Mi spaventare, per favore, qua la porta è già aperta. Che cortesia che mi hai fatto. Oh! Oh, dietro di me. Sì, immaginavo che fosse qui. È chiuso. Mi sa che serve una chiave. Che c'è? Oh! Che succede? Dimmi, figliolo. A parla davvero. Sono di nuovo io, padre. Nancy, guarda. Ce l'ho fatta. Io finalmente ce l'ho fatta. Io. Ha ucciso qualcuno. Devi capire. Era... Sì, l'ha ucciso. Ha ucciso suo marito. Era come vivere come un mostro. No, non mi ha mai amata. No, era un bugiardo. Ha mentito a me, ha mentito a te, ha mentito a tutti. Lui era un bugiardo. Lui ha mentito a se stesso, cercò di fingere di non avere il passato che aveva. Non era un vile, disgustoso, spregevole. Un pezzo di spazzatura. Sa,
Voleva solo sposarmi. Per sfuggire ai suoi crimini, sapeva che non poteva restare in Germania. Sapeva che il suo passato stava venendo a prenderlo. Lo sapeva. Ha cercato di fingere che fosse tutto passato. Ma non era sparito. Lo inseguiva, lo perseguitava, mi perseguitava. Che cosa? Il suo passato. Padre, devi capire. Era responsabile. Dai! Pure il collegamento con i nazisti facciamo. È responsabile di una camera a gas. Lui ha preso così tante vite innocenti e le ha distrutte. Lui... Chi può fare questo? C'erano giorni in cui lo guardavo negli occhi e vedevo... Un assassino. O un vuoto. Il vuoto. Niente che mi guardava. Era già morto. Solo Dio sa quante vite ha preso. Aveva preso, ma non più. Ho fatto in modo che non facesse più del male a nessuno. Ho fatto in modo che soffrisse. Questa è la confessione di Lee. Abbiamo letto sul giornale la confessione di Giovanni Cutrone, come cavolo si chiama, della ragazza. Sa, padre nostro che sei nei cieli. Oddio. Ho iniziato a pregare. Oh, porca mannaggia. Oh, mi ha dato qualcosa. Lui è qui? Ok, questa cosa mi fa molto paura. Lui è qui, che cosa? Non sono l'unico a vedere, vero? Quella candelina volare. Non sono l'unico a vederla, vero? Cos'è? No, sì, io dico che la... L'avete visto, vero? Ah, pensavo di fare una foto e di beccarlo in flagrante, il bastardo. Invece no. Un'altra candela. Secondo me sì. No? Strano. Molto strano. Oh, ma dai! Oh, la mia mano, che cazzo era quello? Non lo so, non lo sai tu, non lo so neanch'io. Devi uscire da questo posto? No, dobbiamo andare nel labirinto rosso a mettere la candela rossa. Porca Susina. Porca Susina. La lontra porcina. Sinistra. Dritto. No, sinistra a sinistra. E poi destra. Ok. Oh, è giusto, giusto, giusto. Qua metto quella rossa. Non la posso più raccogliere. Oh! Geniale. Geniale, l'ho azzeccata. Perché è diventato buio? Ok, no. Sono sicuro. Sinistra. Ok. Destra. Quindi abbiamo fatto il collegamento con la camera a gas. Quello che è stato ucciso da... Quella che ha fatto la confessione, adesso non mi ricordo il nome, scusatemi. Oh, mannaggia a te, ma ti ficco un pugno, guarda. Lo ringrazio che non sono lì al posto di questo ragazzo di 16 anni, che madonna mia, fantasma o ectoplasma, quello che cazzo sei. Ti farei volare, guarda, come madonna mia. Che infarto. Ah. Odio sto gioco, è veramente stressante. Allora, candela verde e candela blu. A me serve una candela bianca. Sapete cosa dovrei provare? Dovrei provare più che altro a vedere gli altri. Vedere gli altri cose, come si chiamano. Andiamo il blu? No, andiamo il giallo. Non riesco più a parlare. Ah no, il campanile mi dice che deficiente che sono. Il campanile mi dice quali sono le soluzioni. Vero? Verissimo. Qua è chiuso? Stavolta è chiuso. Allora, il colore del cielo e il colore del mare. Quindi il colore delle lacrime di Maria. Quindi è blu per forza. La candela blu dove va? La candela blu va? Sì, fin lì c'ero, azzurro fin lì c'ero, grazie, però... Questo? Lo sapevo! Finito! Poi cos'è? Perché continua a comparire? Perché? Perché così arrabbiato?
Ehi, ma sei pazzo, sei? Chi li prende? Che cazzo ha? Oh! Sei pazzo! Oh! Anche una calmata, me ne vado! Oh, scusami! Lurida creatura schifosa! Mamma mia! Cioè, avevo sentito i rutti lì e sapevo che una volta che mi sarei girato sarebbe comparso. Non sono riuscito a vedere la foto perché mi sono spaventato. Volevo un po' agitarla, però non sono riuscito a vederla. Interagisci. Butta via sta roba. Giallo. Giallo però non ho letto. Porca troia. Proviamo qui il giallo. Io ce l'ho la candela gialla. No, non ce l'ho la candela. No, aspetta. Lui probabilmente è verde perché Maria è blu, gli angeli sono bianchi. Quindi proviamo qui il giallo. Dimmi che era solo nel 51 quel bastardo. Dimmi questo, per favore. Dimmi che era solo nel 51 il coso. Se no sono nei guai. Perdi in dirindina se sono nei guai, se mi compare anche qui, il bastardo. Ah, oh, sento dei rumori molto strani. Giusto? Oh. È come se ci avessi già giocato, praticamente. Allora, proviamo questo che è blu. Perché mi ricordo che c'era il blu. Per lei. No, non ha funzionato. Allora proviamo il verde per lui. Non ha funzionato. Strano. Quindi non è questa l'era? Eh no, non è questo. C'è qualcosa che non va. Cosa ho sbagliato? Andiamocene da qui. No, porca pupazza. Mi sono un po' perso. Ok, trovata. Allora proviamo il blu. Ma dai, queste cavolo di vertigini non mi piacciono per niente. Mi mettono molto a disagio. Proviamo il blu. Madonna mia, il blu è inquietante. Il blu cazzo sia inquietante il blu. Foto? Non vi spaventate? Ok, niente. Non è successo niente. Secondo me non devo andare a sinistra. Vi ho sempre detto nei videogiochi horror, andate a sinistra. Oh, non riesce, cioè vorrei essere più allegro, però non riesce a ritornarmi il buon umore giocando questo gioco. Mi sto cagando troppo in mano. Oh porca mannaggia. Dove sono? Dove cacchio sono? Oh, è giusto, alla grande. Ho sentito un rumore stranissimo a sinistra. Verde qui magari? Giusto? No, non è verde qui. Blu qui? Oh, è giusto. Ok, sapete cosa? Visto che mi ha salvato la partita, facciamo che... Termino l'episodio qui per ora, gente. No, veramente, ho proprio il cuore in gola, quindi grazie per avermi guardato fin qui. Mi auguro di vedervi nella prossima puntata di questo gioco infernale. Sento la tachicardia arrivare. Oh. Ricordate di lasciare un like se vi è piaciuto il video, un commento per farmi sapere cosa ne pensate, se magari giocherete pure voi a questo gioco, fatemi sapere qual è la vostra esperienza, oppure se mi sono perso qualcosa. Vi auguro una bellissima serata e al prossimo video. Bella bella!